Bene, allora, rimaniamo nelle Marche adesso, ci spostiamo giusto qualche chilometro un po' più a nord, non tanto. E 47 anni, scrive canzoni dall'età di 15 anni, è vincitore alla prima edizione del premio Città di Recanati dell'89, tra l'altro con un comitato di garanzia di tutto rispetto, composto tra gli altri da Fabrizio De André, Mauro Pagani, Enrico Ruggeri e Sergio Endrigo. Diverse collaborazioni con Max Manfredi, diversi anche convegni organizzati con Mauro Pagani, Pippo Pollina. Diplomato, laureato in filosofia, lavora come educatore, animatore socioculturale. Nel 92-93 ha avuto un suo gruppo musicale che già dal nome lascia capire un po' quelle che sono le sue influenze, si chiamano i Sand Creek. E questa sera, qui per Cantautori in Emergenza, Marco Milozzi. Grazie, buonasera. No.
quando scrivo una canzone mi piace, posso ispirare a dei racconti, a delle storie che ho letto o a delle storie che mi sono state raccontate. Molte delle canzoni che farò stasera vengono da storie che mi sono state raccontate da persone che sono state in Palestina, nella Ninna Nanna dei territori che ho eseguito adesso, e dentro c'è un po' la sofferenza di questo popolo, di questa terra. E mi fa un po' specie la retorica che sento in questi giorni, in cui si parla molto della giornata della memoria, si ricorda un evento drammatico, tragico, giustamente viene ricordato, di 60 anni fa, ma si fa finta di non vedere quello invece che sta succedendo oggi, proprio nella Palestina. Quella canzone l'ho scritta nell'anno in cui veniva edificato il muro. Mi colpiva questa immagine del fatto che in quell'anno ho pensato: i re magi come faranno quest'anno ad andare fino a Betlemme, visto che c'è un muro che glielo impedisce. La seconda canzone invece